Buongiorno e benvenuti al TOL 2010, la fiera del trading online. Siamo qui con Gabriele Ville di Borsa Italiana. Ciao Gabriele. Ciao, ciao a tutti. Allora, proprio perché siamo in questi due giorni di fiera del trading online, volevo proprio chiederti come sta andando l'evoluzione del trading online, quali sono i comparti che attirano maggiore interesse da parte degli investitori. Allora, sicuramente il trading online nel 2010 ha dimostrato per alcuni comparti una crescita estremamente forte, per altri una crescita limitata e purtroppo per alcuni prodotti un contenimento. L'azionario sicuramente per tutti i tipi di investitori si è rivelato un anno un po' difficile, con dei cari intorno anche al 10-15%. Fanno da contraltare invece i prodotti derivati, i prodotti ETF e l'obbligazionario, che per nostra fortuna, ma sicuramente anche per il tipo di investimento e le caratteristiche del prodotto, hanno sferrato incrementi anche del 20-30-40% soprattutto sui titoli obbligazionari e un 13-14% sui derivati. Questo dimostra da un lato che il pubblico e gli investitori hanno ormai raggiunto un livello di capacità, professionalità e conoscenza dei prodotti estremamente elevato, perché sanno investire su diverse asset class in modo consapevole, guardando anche il trend di mercato. Dall'altra parte, che ovviamente la volatilità del mercato stesso e quindi andamento degli scambi impatta notevolmente soprattutto per il comparto azionario. Citavi tra i vari prodotti anche gli ETF, che a settembre hanno sfiorato in termini di controvalore degli scambi sull'ETF Plus quota 6 miliardi, e anche nel terzo trimestre insomma hanno registrato una buona crescita anche con l'arrivo di nuovi prodotti. Secondo te quali sono le prospettive, come sta andando, quali sono anche le preferenze maggiori degli investitori? Gli ETF è sicuramente uno strumento che in tutto il 2010, ma anche nel 2009, ha dato grandi soddisfazioni sia a noi di borsa ma anche agli investitori. Per quello che riguarda l'interesse, diciamo che questa edizione a trading online ci lascia ben sperare, perché l'ETF Day organizzato giovedì mattina e venerdì mattina ha avuto tutto esaurito in entrambe le giornate, e questo dimostra un forte interesse verso il mercato ETF. Ovviamente l'interesse dal punto di vista teorico dell'educazione deve essere poi seguito dai volumi, e anche questi sono in forte aumento nel 2010. È uno di quei prodotti che in alcuni mesi ha fatto anche più 30-40% rispetto al 2009, e questo ovviamente ha portato il mercato ETF Plus a anche più di 15-16 mila eseguiti al giorno, che vuol dire è una cifra non certo irrilevante. Il perché? L'ETF è uno strumento estremamente semplice, estremamente competitivo in termini di prezzo, e dà la possibilità a tutti gli investitori di prendere un'esposizione internazionale sui paesi emergenti, su indici nazionali e internazionali, in modo semplice, immediato, ripeto, a basso costo, e grazie all'innovazione degli intermediari e degli emittenti anche con strutture a leva o addirittura short, che ovviamente danno la possibilità di prendere anche un'esposizione contraria, o comunque strutturare alcune strategie. E invece, guardando questa ottava edizione del TOL, volevo chiederti come è andata, qual è stata la risposta quest'anno? Sicuramente positiva, e il numero di interviste che avete fatto ne è una prova. Ho i dati a ieri, il primo giorno, quindi oltre 2500 utenti unici che hanno partecipato. A questa mattina alle 11 erano oltre 1000, quindi mi sento di dire che alla fine giornata saranno sicuramente almeno quanto i 4500 dello scorso anno. Come ogni anno abbiamo puntato sulla formazione, abbiamo fatto oltre 80 seminari tra Borsa Italiana e ovviamente anche gli espositori. E questo è garanzia innanzitutto della qualità, perché siamo abbastanza rigidi nel selezionare e nell'autorizzare gli speaker, e riteniamo che sia la chiave di successo, perché essendo in borsa
la qualità dell'esposizione, la qualità dei contenuti offerti deve essere eccezionale. Poi grazie anche ai media partner, come ovviamente lo siete voi, tutto il gruppo Brano Editore, certamente aiuta al successo della manifestazione. Bene, allora ringrazio Gabriele Villa di Borsa grazie Italiana. Grazie per averci seguito e do appuntamento alla prossima video intervista. Grazie.